la guida con cui stavo camminando in trekking mi dice, mi indica un punto e mi dice quello è l'unglone di Bilaricoro. Fino a quel momento tutti i punti che ci aveva indicato, che avevano un nome che deriva dal sardo antico, avevano, cioè, ce li aveva tradotti, ci ha detto in italiano cosa significava. E allora ci punta quell'unglone di Bilaricoro e noi, a noi viene spontaneo chiedergli qual è la traduzione in italiano. Allora lui ci guarda perplesso e ci dice: i nostri nonni, fonte di tutte le traduzioni dal sardo antico, ne hanno perso il significato. Una frase a parte bellissima e ci mette esattamente all'interno del discorso che faremo questa sera, ossia quanto il linguaggio è portatore di significato e quanto il linguaggio nel corso del tempo muta e può perdere le sue radici e anche il suo significato. Infatti questo incontro si chiama Lost in Translation, ossia la difficoltà della traduzione, diciamo, delle parole. La seconda suggestione è più antica e forse anche più nota, perché deriva dalla mia esperienza, riguarda Lucrezio. Lucrezio, poeta latino importantissimo, si trova davanti a un grandissimo problema quando inizia a introdurre i concetti di Curei a Roma. E il problema che incontra è quello della povertà della lingua latina, e parla proprio di egestas lingua, ossia la difficoltà di trovare in latino delle parole corrispondenti ai concetti epicurei, e quindi si dà un grande fare per inventare nuove parole che possano corrispondere ai concetti epicurei. E anche questo è un discorso molto coerente con il racconto che faremo stasera, perché Ilaria Piperno, alla mia sinistra, ha appunto qui con noi per parlarci di un bellissimo lavoro che ha fatto negli ultimi anni, ossia un lavoro di traduzione di due testi di Ella Sanders, una scrittrice inglese, che due libri si chiamano, sono stati tradotti in questo modo in italiano: Lost in Translation, 50 parole intraducibili dal mondo, in cui la Sanders e Ilaria di conseguenza si è occupata di tradurre in immagini o tramite perifrasi parole che sono presenti in altre lingue ma che in italiano sono intraducibili, un po' come un problema simile a quello affrontato da Lucrezio quando traduce Epicuro in latino. Il secondo libro si chiama Tagliare il numero col naso, modi di dire dal mondo, tradotto, pubblicato in Italia nel 2016, in cui la Sanders e poi Ilaria hanno provato a spiegare il significato di alcuni modi di dire, alcuni proverbi, presenti in altre lingue, che non hanno né un significato né una vera traducibilità nella nostra lingua. Quindi io direi che invece alla mia destra c'è Roberto Navigli, professore del Dipartimento di Informatica della Sapienza, che è qui con noi perché si è occupato negli ultimi anni della sua ricerca di un problema enorme nell'ambito scientifico, cioè quello di disambiguare il linguaggio, che è un problema molto molto collegato al problema della traduzione, ossia la disambiguazione del linguaggio è quel processo informatico che vuole automatizzare la corrispondenza di termini in una certa lingua al loro concetto astratto o concreto nella lingua. Ne parleranno ovviamente in maniera più specifica Ilaria, quindi lascio la parola a Ilaria che ci racconterà la sua avventura con i testi della Sanders e la sua lavoro di traduttrice letteraria. Buonasera a tutti, innanzitutto volevo ringraziare Anna Parisi, ma davvero, perché di dare questo incontro è stato suo e non credo mi sarei mai cimentata con un tema come il confronto della traduzione automatica, anche se in realtà tra i traduttori, soprattutto in questi primi mesi, è molto vivo il dibattito, e poi vedremo anche perché. E poi a Giorgio per l'entusiasmo, perché insomma metterci insieme, ci siamo incontrati un mesetto fa con Roberto per la prima volta,
e abbiamo iniziato a comunicare dopo una decina di minuti forse, nel senso che tra il mio umanesimo e la sua formazione all'inizio c'era molta distanza, però poi siamo riusciti a avvicinarci. Io appunto vi parlerò di quello, insomma, del tema che vedete e ne parlerò ovviamente dal mio punto di vista. Ho cercato di approcciare, vi parlerò qua del lavoro, vedo molte facce amiche che probabilmente in parte già conoscono l'argomento, però invece anche altre persone che non conoscono il lavoro della Sanders, e poi appunto ho provato anche a vedere un po' cosa vuol dire per noi traduttori umani confrontarci con quello che ormai è una realtà, e una realtà che funziona anche piuttosto bene, perché appunto proprio alla fine, nel dicembre del 2016, è uscito un lunghissimo reportaggio su New York Times in cui appunto si è discusso tra noi traduttori, perché Google ha per ora, non ancora in italiano, quindi noi traduttori italiani siamo salvi, però ha perfezionato Translate, unendo, programmando, Roberto correggimi se sbaglio, però programmando in maniera differente e quindi raggiungendo un livello di correttezza nelle traduzioni molto più elevato rispetto a Google Translate che per ora noi utilizziamo. Dunque, vi parlo appunto un po' del lavoro in generale, un po' del traduttore letterario, nel senso io ho scritto l'introducibilità a questa conosciuta, nel senso che ogni traduttore ovviamente si trova a confrontarsi con l'introducibile, una parola, pensiamo poco fa, molto comune come in italiano, per esempio la parola innamoramento, per esempio in francese non esiste, esiste innamorarsi, esiste, ma la sensazione di una parola unica per esprimere l'innamoramento in alcune lingue non c'è. Ovviamente quando si parla di traduzione letteraria si parla, e questo forse anche il nodo che ci ha spinto a fare l'incontro, di testi che presentano un alto tasso di ambiguità semantica, cioè non testi ovviamente tecnici o scientifici, cioè più che scientifici, testi tecnici in cui l'interpretazione, l'ambiguità linguistica è molto basso, pressoché inesistente, ma testi come ad esempio, non so, anche la poesia, ma i romanzi, che presentano invece un alto tasso di ambiguità semantica. Per un traduttore che traduce libri, sostanzialmente l'operazione di tradurre è un'operazione di interpretazione. Quindi io ho scritto, a volte non esiste una traduzione, una sola traduzione corretta, non esiste una traduzione giusta, cioè esiste a volte una sola traduzione corretta, ma non esiste una sola traduzione giusta, nel senso che tra noi c'è Fabio Pedone che si sta confrontando con la traduzione di Tony Gansway, probabilmente rispetto a quel testo, così come per molti testi classici che presentano una difficoltà, un livello di semantizzazione molto elevata, chiaramente non esiste una sola versione. Per un traduttore in qualche modo l'introducibilità può essere una parola, quindi una parola che non esiste nella lingua di arrivo, può essere per esempio anche nel ritmo, perché no, nella difficoltà di dover rendere nella propria lingua il ritmo con l'effetto che sul lettore presenta nella lingua di partenza. In qualche modo, quando ci confrontavamo con Roberto, quello che diventava forse lo strumento più difficile, non più difficile, più lontano rispetto alla capacità di una macchina, per quanto un'intelligenza artificiale molto sofisticata, è proprio la questione della sensibilità. Nel senso che appunto sostanzialmente tradurre è una forma di riscrittura, è una forma di ricreazione nel momento in cui appunto si vuole, quando si traduce, insomma, ciascuno di noi che lo fa ha in qualche modo presente anche l'orizzonte del lettore, cioè si iscrive in una relazione che è comunque quella
legato al voler riprodurre nel lettore della propria lingua lo stesso effetto anche emotivo che emotivo stilistico che ovviamente c'è nel testo di partenza. Tutti noi traduttori ormai utilizziamo strumenti informatici per tradurre, sarebbe impensabile, siamo assolutamente. Internet è uno strumento che ha per tutti noi facilitato enormemente il lavoro, per cui però quello che può essere una carta, appunto, cioè una traduzione assistita dai dizionari online, monolingue terminologici, è ovviamente una cosa diversa dalla traduzione automatica di cui appunto si parlava in questo lungo reportage. I libri di Ella, diciamo, hanno approcciato il problema dell'intraducibilità dal punto di vista anche ironico, molto semplice, cioè raccogliendo nel primo libro una serie di parole intraducibili da tutto il mondo e nel secondo una serie di modi di dire in cui, diciamo, alcuni esistono, in cui esiste il corrispettivo nella nostra lingua, ma magari viene espresso in un modo differente. Qui appunto ci sono alcune slide che riportano alcune delle parole presenti nel libro. Questa è una parola Yiddish, sopra trovate la mia traduzione, anzi forse se alcune delle immagini non sono chiarissime, mi scuso, questa era una parola svedese che indica praticamente un tris di caffè. Questa è una parola tedesca che in realtà è parzialmente, sarebbe teoricamente una persona tipona, una persona che ha paura di uscire dalla propria zona di comfort. E questa è la scia della luna sull'acqua, che è appunto in svedese, per la quale in svedese esiste una parola. E questo sì, invece al norvegese, qui alcuni, devo dire, nelle varie presentazioni qualcuno mi ha detto vabbè, ma in italiano esiste il companatico, e su questo, devo dire, è nata una lunga discussione, perché invece non è esattamente la stessa cosa, e quindi, diciamo, almeno alcuni, da quanto ho raccolto nell'ultimo anno e mezzo, pare che effettivamente non sia esattamente lo stesso. Questa è una parola olandese, ovviamente, cui appunto è molto più che accogliente e piacevole, descrive il senso di intimità calda e rigenerante, non necessariamente fisica, che si prova stando con le persone care. E poi appunto invece qui questi sono alcuni dei modi di dire che Ella invece ha inserito nel libro. Questo è un modo di dire servo, che vuol dire in pratica essere molto piano di sé, quindi arrivare fino alle nuvole, perché si è un ego ipertrofico, potremmo dire. Battere su un panino ai gamberi vuol dire in realtà in svedese il nostro essere nato con la camicia, sostanzialmente. E questo detto invece yiddish vuol dire non rompermi le scatole. E perché questo? Perché, diciamo, che in Yiddish, insomma, la lingua di pelle est Europa, il classico bollitore di tradizione est europea, continua a un rumore, diciamo, fastidioso e continuo, e per cui è un modo per dire non seccarmi, sostanzialmente. E questo, vabbè, vuol dire in irlandese sto benissimo. Qui ho, diciamo, tentato facendo un piccolo esperimento, cioè ho fatto tradurre a Google, ovviamente non nell'ultima versione, perché appunto in italiano non esiste ancora, alcuni modi di dire il libro di Ella, non perché, perché i modi di dire sono appunto una di quelle parti del discorso che normalmente, quando un traduttore traduce, possono essere una sorta di inciampo, comunque, tra l'altro, è nata una riflessione, insomma, in un paio di incontri che ho fatto sul fatto che tendenzialmente, quando c'era un modo di dire nei libri, si tendeva nella lingua di arrivo, quindi per esempio in questo caso in italiano, se c'era un modo di dire equivalente, a utilizzare il modo di dire equivalente.
Non è detto che debba essere così, nel senso che questo, diciamo, tendenzialmente si faceva, si fa, io stesso l'ho fatto, ma forse invece, per esempio in questo libro, io ho scelto, ma anche d'accordo, poi devo dire, con la redazione, quindi è stata una scelta condivisa, in alcuni casi di lasciare il modo di dire di partenza, cioè non sostituirlo, anche lì dove c'era, per esempio appunto c'era un altro modo di dire che è appunto, quello di prima era essere nato con la camicia, perché appunto non è detto che poi sostituire per forza sia un miglioramento nel caso della traduzione. In realtà, ora a parte l'aspetto ludico, quello che mi interessa evidenziare è il fatto, per esempio, nel primo, sicuramente in rosso trovate come ha tradotto il traduttore automatico, nel secondo, cioè in blu, trovate la mia traduzione nel libro. Praticamente quasi tutti, se non in tutti i modi di dire che sono qua, che sono una parte, potremmo dire che la traduzione è una traduzione corretta, nel senso che per esempio sta strappando le nuvole con il naso è sicuramente corretto. Però cos'è che fa nel lettore anche e soprattutto la percezione che stai leggendo, modo di dire? È un ritmo, per esempio, è il fatto che si usano, perché dire, non so, appunto, to blow little ducks, a soffiare piccole anatre. In realtà è giusto, io ho tradotto soffiare paperelle, perché quello che fa una traduzione, e insomma, dialogo aperto, per me, non è solo appunto magari l'effettiva correttezza del significato, ma è anche spesso la connotazione, ovviamente, e quindi addirittura al di là del significato, la cosa forse più evidente di un modo di dire è proprio l'orecchiabilità. Per esempio, non so, nell'ultimo a sinistra il traduttore automatico ha tradotto "tu sei il mio mezzo arancio", che è assolutamente corretto. Io ovviamente avevo tradotto precedentemente, insomma, nella versione stampata, "sei la mia mezza arancia", perché poi ovviamente il lettore della sua sentenza, in ognuno di noi questo fa risuonare il fatto che stando in Italia "tu sei la mia mezza mela", dà al lettore un'emozione diversa, e quando si parla comunque di testi letterari la parte emotiva che è prodotta proprio dallo stile, voglio dire, io non credo che qualunque grande scrittore l'emozione è lì dove anche lo stile ovviamente si trova, quindi "tu sei mio mezzo arancio" a livello di significato è giusto, ma dire "sei la mia mezza arancia" è un'altra cosa, ci diciamo perché comunque il mio risuona in modo diverso, così come non so, per esempio nel secondo a destra c'era quel detto in cui, tra l'altro, per me, insomma, no, ci ho pensato, perché la prima parola "off", giustamente lui traduce "via" come un secchio di gamberi nel suo mezzogiorno. Questo vuol dire sostanzialmente "dazzela a gambe", okay? Andare via molto velocemente in australiano, inglese australiano, però in inglese ha anche riferita a un cibo, può anche voler dire andato a male, e quindi dare un cattivo odore, dare un odore, un sapore nauseabondo. Io ho scelto di tradurre con "squagliarsela con un secchiello di gamberi sul posto di mezzogiorno", perché in qualche modo qui c'è una perdita, perché poi appunto nella traduzione qualcosa si perde, quindi lo "squagliarsela" non è direttamente collegato al fatto che un cibo possa essere andato male, però può essere collegato semanticamente all'idea, per esempio, di un gelato, qualcosa che abbia a che fare, e anche questo effettivamente il traduttore automatico ovviamente non lo coglie, perché non coglie di dove, diciamo, c'è una forte, cioè la perdita è superiore in qualche modo. Così come, non so, per esempio "goccia a goccia un intero lago diventa", è assolutamente corretto,
Però io penso che dire goccia dopo goccia nasce un lago, forse noi come lettori ci fa percepire, ovviamente vuol dire piano piano, insomma si fa tutto. Questo per spiegare appunto di anche dove probabilmente il significato è corretto, mi sembrava un modo diciamo evidente per far vedere tutte le differenze principali. In realtà poi su questo insomma è uscito un libro che mi fa piacere ricordare, cui c'è anche la curatrice Marzia che è qua in Piavia, insomma è un libro geniale, ma di cui io volevo parlare per un motivo preciso, cioè lei ha avuto l'idea appunto di far tradurre a differenti software, se non sbaglio, alcune poesie scelte di Emily Dickinson. Ovviamente quindi questo mi ha anche fatto pensare quanto da un certo punto di vista il problema della traduzione automatica, della traduzione a mano, quanto sia andato, cioè esiste già un libro al di là quindi del fatto che poi come vedremo ci sono anche degli effetti comici, però esiste un libro scritto traduzione di Google Translate, questo è reale, è così. Dunque io ho preso appunto la prima poesia della Dickinson e che diciamo tra l'altro appunto in rosso trovate uno degli effetti comici, insomma è geniale tra l'altro, e si potrebbe discutere, questo Mazza lo fa molto bene nel libro, nel senso si potrebbe dire, si potrebbe anche discutere se comunque quello che rende la traduzione resa problematico non è poesia, nel senso che in realtà appunto Marzia dice, ma io concordo, a volte gli errori del traduttore automatico sono sì errori, ma in realtà rispetto alla visionarietà della poesia della Dickinson, rispetto a quello che è la cifra stilistica della poetessa, in realtà su questo, per quanto sia scorretto ovviamente in questo caso, lui scambia, ovviamente rifiuto vuol dire appunto zuppa inglese o tartufo, quando io ho provato a ritradurre per esempio in Google ora mi dava tartufo, e ovviamente lei intendeva dire l'inezia definita mortalità, quella stupidaggine definita mortalità, che in questo caso appunto diventa invece la zuppa inglese definita mortalità, che mi ha sembrato geniale. Il libro intanto appunto si chiama Charter in delirio, un esperimento universale di Dickinson, e il chart in delirio del titolo appunto è il delirious chart, che sarebbe appunto in realtà il contratto delirante con l'esistenza. Del libro ne parlo perché mi ha questo è un libro dell'anno scorso, e diciamo ho riflettuto appunto anche di recente tra i miei traduttori, è uscita una bella intervista sulla rivista Il Mulino, con lei, bravissimo Giordano Mintaloro, proprio appunto che commentava questo lungo reportaggio del New York Times, e che ragionava anche sul ruolo del traduttore letterario umano, cioè quali sono le prospettive, nel senso proprio oggi leggevo l'Ansa titolava il fatto che in una catena, non mi ricordo di quale fast food in America, ci sono i robot che ormai facciano panini a tutto nostro. Io non credo da un punto di vista, cioè non è qualcosa che riguarda solo il traduttore, forse nel caso delle parole ovviamente è una cosa più evidente, una cosa che entra nella vita di tutti i giorni, però è diciamo una realtà, insomma un fatto ormai assodato. Per quanto riguarda l'intraducibilità, io qui ovviamente vi ho fatto un esempio insomma banale, però in questi giorni mi veniva da pensare appunto per quello che diceva appunto il Giorgio prima, in un fumettista insomma famosissimo che noi conosciamo, c'è questa figura dell'amico Sufì, che è quello con la freccia del vedere in mezzo, quella a destra che leggete è la definizione che ha dato Zero Calcare di lui, e io mi sono chiesta, siccome andrò appunto in Svizzera, ci sarà anche il traduttore che lo traduce in Francia, mi sono chiesta come traduce l'amico Sufì in Francia, nel senso che sì, potrebbe mettere, diciamo, sì, un croquette lì, però
non è la stessa cosa, perché la crocchetta lì, a parte che in Francia la crocchetta spesso è fatta di o carne, o patate ovviamente, ma soprattutto non riporta, io che sono romana, soprattutto sono una grande amante del supplì in questione, quell'idea del fritto, dell'unticcio, del tutto quello che è quello che un traduttore letterario deve saper riprodurre, non è facile riprodurlo in francese. Questo è un esempio banale, però è un esempio che ho voluto fare, uno perché appunto anche la Sanders ha giocato molto sulla relazione tra la parola e l'immagine, e quindi volevo così, insomma, due perché hanno da guardare, però a parte questo mi sembrava una cosa evidente il fatto di come anche lui, che ha tratto un personaggio centrale nei fumetti, mi sembrava in realtà un caso abbastanza evidente, divertente di introducibilità. Un po' questo, insomma, un po' prendendo a spunto, devo dire, poi ho letto un'intervista anche a Marzia in cui citava anche Leopardi, ma giuro che avevo già pensato, perché è la prima cosa che mi è venuta in mente, ho detto provo a affronto questo problema, nel senso vedo effettivamente Google come traduce infinito di Leopardi, e il risultato che mi viene fuori è, dal mio punto di vista, un buon risultato, decisamente un buon risultato, nel senso che le uniche due cose che lui non riconosce sono due espressioni in italiano antico che, diciamo, qui c'è un vero e proprio errore, lasciamo perdere ovviamente la resa, eccetera, però le uniche due cose che lui attualmente non proprio sbaglia, non riconosce in quanto tali, sono due espressioni in italiano antico che, mettendomi dall'altro lato, visto che ogni traduttore attinge il proprio repertorio lessicale dalle proprie esperienze, dalla propria regione, dai propri interessi, dai propri hobby, ognuno di noi, perché traduce in un modo differente, perché si porta dietro un'esistenza differente, lo stesso testo dato a due traduttori, anche di età anagrafica, per esempio, far tradurre un testo, non so, a una persona di età differente vuol dire avere due versioni differenti di quel testo, perché chiaramente in questo, appunto, nel libro precedente sulla Dickinson c'è una bella postazione di Martina Testa in cui analizza poi gli errori del traduttore automatico, e dice sembra spessissimo attinge al gergo dell'informatica, quindi volendo pensare a un'umanizzazione di questo traduttore automatico, possiamo dire sia un nerd o comunque una persona molto abituata a, perché spesso i suoi errori hanno a che fare con quello. E io ho pensato, rispetto all'infinito dei Leopardi, che effettivamente ci potrebbero essere tranquillamente, mi ci metterei anch'io al contrario, cioè se non si trattasse di un poeta italiano, ma magari appunto invece straniero, molti traduttori, non molti, però alcuni traduttori letterari, se non si sono fatti studi italiano antico, probabilmente non lo riconoscerebbero, cioè quello che non leggendolo a un primo sguardo non è detto che riconoscerebbero una forma di italiano arcaico. Per quanto riguarda il resto, in realtà, se lo leggete, io sono rimasta abbastanza sorpresa, perché anche rispetto a qualche anno fa, io mi ricordo che c'è una prova anche solo due o tre anni fa, cioè la versione che ne dà, tra l'altro ormai, vabbè, l'avrete usato tutti, comunque permette anche di, le funzioni di Google Translate permettono di migliorare la traduzione, quindi ti dà addirittura, cioè, ti dà tante opzioni di traduzione. Io non l'ho nemmeno migliorato, penso questa è la prima che è venuta fuori, e ripeto, addirittura su quelle che sono carenze ritmiche, comunque mi è in realtà sembrata una, mi ha stupito per la precisione. Mi chiedo, diciamo, a questo punto ovviamente la lancio come provocazione, ma senza nessun tipo di base scientifica, se ci sia qualcos'altro che potrebbe surclassare addirittura Google Translate anche nella versione
Google Brain, quella che verrà presentata in seguito, nel senso che mi è venuto in mente che spesso con una mia cara amica giapponese, io non parlo giapponese, da quando esiste WhatsApp noi non scriviamo proprio, nel senso che alcune emozioni ovviamente le cioè, utilizziamo il linguaggio comune degli emoji di WhatsApp, per cui mi sono chiesta dico, se un domani il sempre caro di Leopardi potrebbe essere diciamo individuato tra le emoji con i cuori e il cuore che parte. Su questo questa io vi lascio e vi ringrazio. Grazie mille Nadia, lascio la parola a Roberto che ci spiegherà l'altra faccia della medaglia, ossia come un informatico e un esperto di linguaggio informatico affronta il problema della traduzione, che è un problema che Nadia ha detto una cosa molto interessante, che affonda le sue radici nella cultura che ha generato una lingua. Ad esempio, mi viene in mente un altro detto che prende due piccioni con una fava, che noi abbiamo in Italia questo detto bellissimo, in inglese diventa kill two birds with a stone, che effettivamente è una traduzione abbastanza simile, però che rispecchia due culture molto differenti. Basta questo frammento per capire quanto la cultura, la storia di un popolo poi generi lingue che hanno diciamo, una densità semantica diversa. Prego Roberto. Grazie Gioacchino. Dunque, io ovviamente partivo da un punto di vista quasi completamente diverso, però devo dire che condivido pienamente tutto quello che è stato detto finora, quindi non dirò ah ma che cosa ha detto Ilaria, non è un argomento della mia presentazione sicuramente. Quindi io ho un background, una formazione da informatico, quindi mi avvicino al linguaggio dal punto di vista di chi ama scrivere programmi, di chi ama trovare soluzioni innovative a problemi difficili. E sicuramente il linguaggio è un problema difficile per una macchina. Mi presento, come ha detto anche Giorgio, sono un professore del Dipartimento di Informatica della Sapienza e la ragione per cui sono qui molto probabilmente e che ho avuto il privilegio, e tuttora ho questo privilegio, di essere finanziato dall'Unione Europea per milioni di euro, e sono dei finanziamenti particolari di cui ogni tanto si sente parlare sui giornali, che vengono ottenuti da singoli ricercatori, non sono consorzi di ricerca, sono i cosiddetti progetti ERC, European Research Council, che permettono a un singolo ricercatore di esplorare un'idea ambiziosa, innovativa, che permette di andare oltre la frontiera della conoscenza in una determinata area sulla base di una grande ambizione, ma anche del potenziale della persona che lo propone. E io ho avuto il privilegio di vincerne due di questi grant, un altro, il secondo partirà brevissimo, il primo si è concluso nel 2016 e brevemente vi porterò mostrerò alcuni dei risultati del primo progetto e accennerò a quello che vorremmo fare a partire da quest'anno, per i prossimi 5 anni, e vedrete che la direzione è quella di rendere la macchina il più possibile, se vogliamo dire, consapevole da un punto di vista umano di ciò che scriviamo e di ciò che può leggere la stessa, con tutte le difficoltà che questo comporta. Questo ovviamente anche grazie al gruppo che poi questo finanziamento, questi finanziamenti mi hanno permesso di creare, quindi ovviamente non è un lavoro che faccio in solitudine in una stanzetta buia, cosa totalmente impossibile al giorno d'oggi. Allora, quindi io parlerò, vi introdurrò a questo BabelNet, che è una creatura della mia ricerca, poi vi parlerò di come abbiamo pensato di creare un sistema che permetta al computer di in qualche modo comprendere quello che noi umani scriviamo, e infine parlerò di come si possono affrontare i problemi della traduzione, soprattutto la traduzione automatica, tramite i sistemi
sistemi attuali, e quindi magari dirò qualche parola anche su quello che fa Google e cosa invece si potrebbe fare tra pochi anni, senza però spaventarsi più di tanto, secondo me, però parlerò anche di questo, cercherò di parlare. Ah, la motivazione per la nostra ricerca di nuovo viene da un traduttore automatico. Se noi prendiamo un traduttore automatico e prendiamo una frase anche molto semplice, questa è una frase della Wikipedia, in cui si parla del fatto che ci sono film in cui il genere musicale, per esempio il rock, è un elemento importante. Ora, se noi traduciamo, ora questo l'ho provato un anno fa, due anni fa, però sarebbe interessante riprovarlo di nuovo adesso, però comunque se noi traduciamo una frase di questo genere, c'è veramente talmente tanto contesto, questa è una di quelle frasi in cui il tasso di ambiguità è basso e comunque laddove c'è un'ambiguità, come nel caso di rock, il contesto è talmente forte che è impossibile sbagliarsi. Però invece il traduttore lo fa, il traduttore automatico, non quello umano. E quindi pare che la roccia sia un elemento fondamentale per il titolo, un elemento importantissimo al centro della trama. Non necessariamente al centro della trama. Ora, questo che cosa ci fa pensare? Beh, per me che sono un informatico, la prima domanda è perché sceglie roccia invece di rock? E una risposta che viene dal modo in cui si effettua la traduzione automatica, o almeno si effettuava la traduzione automatica, perché adesso stiamo entrando in sistemi neurali, di cui magari vi parlerò brevemente più avanti, però diciamo fino a 1-2 anni fa Google utilizzava per tutte le lingue tecniche statistiche di traduzione automatica, che vuol dire in soldoni che si considerano due elementi per scegliere la parola giusta, almeno per il computer, giusta in un certo contesto. Un elemento è qual è la probabilità che, dato un brevissimo contesto precedente o successivo alla parola, si scelga una determinata parola nella lingua di destinazione rispetto a un'altra. E quindi, e come faccio a calcolare questa probabilità? Perché io macchina ho visto tanti testi a fronte e quindi ho contato, diciamo per semplificare, ho contato quante volte rock è tradotto come roccia in un dato contesto. Per esempio qui possiamo dire che il contesto possa essere genre IG, ok? Non può essere questo contesto troppo lungo, perché altrimenti dovrei vedere troppi esempi di frasi per poter calcolare poi queste probabilità. E quindi diciamo che il genre IG rock è più probabile che in questo contesto rock si traduca come roccia. Ora, però allora, il secondo elemento è la fluidità della frase. Cioè se io decido di scegliere roccia è anche perché quando io dico ad esempio roccia è un elemento eccetera, è un po' più fluido, non è detto così in questo caso, però tipicamente il sistema lo farà perché è un po' più fluido di ad esempio rock è un. Ok? Però allora questo ci fa pensare che forse in questo contesto, forse uno degli elementi possa essere che roccia semplicemente è più spesso la traduzione è utilizzata in testi a fronte per rock. E allora proviamo a invertire l'esempio e quindi a utilizzare un'altra frase in cui usiamo rock nel senso di roccia. E quindi qui abbiamo distribution of underground rock densities can assist in interpreting subsurface geologic structure and rock type. Allora qui di nuovo, anche più di prima, c'è ancora più contesto che ci fa capire che non c'è nessuna ambiguità nella traduzione, ed è di nuovo una frase, credo, di Wikipedia, per cui qui sembrerebbe non ci sia nessun problema, è tutto molto semplice, però c'è un problema ancora più grande, che c'è una sostanzialmente una collocazione, c'è un termine forte che precede rock, che è underground. E quindi underground rock è un termine che si traduce tipicamente come rock underground. E quindi sostanzialmente è ambiguo, no? Underground rock è ambiguo, però quindi diciamo, la distribuzione di densità di rock underground può aiutare a interpretare in un sottosuolo struttura geologica e tipo di roccia. Anche se qui poi roccia non è anche scelto, no? Quindi è ancora peggio di quello che ci aspettiamo, cioè lui neanche ragiona sul fatto che una volta ha scelto rock, una volta ha scelto roccia.
okay, perché non ha ragione. Qui stiamo parlando di un sistema statistico, poi magari dopo brevemente entro invece nel discorso neurale. Però ecco, non ci dobbiamo spaventare più di tanto proprio perché non ragiona, cioè non cerca veramente di associare un significato alle parole nel contesto, ma usa dei conteggi, delle probabilità. Quindi magari mi aspetto anche quell'esempio dell'infinito, magari non dico che stia utilizzando anche una traduzione dell'infinito, che non mi stupirebbe, perché magari, diciamo, tra i tanti testi Google ha aggiunto nuove poesie tradotte dall'italiano e non mi stupirebbe. Oppure magari ha aggiunto nuovi testi di poesie, di altre poesie, che quindi ti aiutano a scegliere traduzioni migliori ed ero probabilistico di una parte di quella poesia. Quindi io devo dire non sono molto spaventato dal fatto che la macchina possa sempre più tradurre bene un testo. Quello che un po' mi fastidisce è il fatto che la macchina non capisca quello che traduce, che è quello che succede anche oggi, ok? Che è quello per cui voi non vi dovreste spaventare, cioè io mi spaventerei di più se la macchina capisse veramente quello che c'è scritto nel testo. Ok, e questo ci porta, diciamo, ai miei progetti, perché di nuovo io sono veramente motivato dal fatto che nella traduzione automatica, che è un tema che nasce negli anni 50, quando si diceva che in 3 anni si sarebbe risolto il problema, poi si disse 10 anni, poi oggi traduco Match is a Lighter, una partita è un accendino, okay. Cose di questo genere, oppure I love chocolate so I bought a bar in the supermarket, amo il cioccolato così ho comprato un bar in un supermercato, che è una cosa un po' costosa per una barretta di cioccolato. Però ecco, se ci mettiamo nei panni della macchina, qual è il punto? Il punto è che guardate questa immagine, no? Allora questi sono degli ideogrammi, ma non so se qualcuno qui parla cinese, però se nessuno parla cinese ci troviamo tutti nella stessa situazione. Noi guardiamo questi simboli e non capiamo niente, non capiamo niente. E perché non capiamo niente? Perché non riusciamo ad associare a questi simboli un significato. E anche se uno di questi simboli fosse ambiguo e sapessimo quali sono i significati possibili che quel simbolo può esprimere, allora forse riusciremmo insieme, mettendo insieme i vari pezzi, a capire bene o male di cosa parla questo testo. Però ecco, questa in cui vi trovate in questo momento è esattamente la situazione in cui si trova Google Translate o un computer davanti a una scrivania di testo, una sequenza di caratteri, per lui quelle non sono parole, è una sequenza di byte, una sequenza di caratteri. E quindi, ecco, deve trovare qualcosa a partire da questa sequenza. Questo è il punto. Quindi capite quanto è difficile, no? Bene. E allora qui entra in gioco i miei progetti. Perché? Perché io, invece di pormi il problema di dire come faccio io a trovare una probabilità che funziona meglio e che conti meglio e che possa trovare una traduzione migliore, il mio interesse è in un'altra direzione, è come faccio io a permettere al computer, alla macchina, di associare un significato esplicito a un testo in qualsiasi lingua esso sia scritto, che è diverso dalla traduzione. Quindi io non mi occupo direttamente di traduzione automatica, però mi occupo del fatto di far capire il più possibile, mirare a far capire al computer il significato, permettere al computer di capire il significato del testo. E allora qui vi parlo di BabelNet, o BabelNet per come volete pronunciarla, cioè uno sforzo che va nella direzione di mettere insieme tutte quelle risorse lessicografiche, se sono dizionari o enciclopediche come Wikipedia, come altre raccolte di conoscenza, che in qualche modo vivono ognuna nel loro mondo. Se noi apriamo un dizionario e apriamo un altro anche nella stessa lingua, prendiamo dei dizionari monolingue, ognuno definisce i significati in modo differente, suddivide, effettua delle divisioni, dei raggruppamenti di significati che dipendono dalla sensibilità dei lessicografi che hanno lavorato a questo problema. Però ecco, l'idea di base, alla base di BabelNet, è che io posso prendere tutti questi dizionari
e metterli insieme, e quindi mettere a fattor comune questa conoscenza che altrimenti rimane isolata all'interno di un dizionario, e collegare questi dizionari tra di loro. Ora, finché si tratta di dizionari monolingue, è chiaro che sì, posso aggiungere un po' di informazioni, nuove definizioni, eccetera, ma quando utilizziamo un dizionario bilingue e lo colleghiamo a un altro dizionario bilingue, eccetera, eccetera, noi possiamo collegare una traduzione a un'altra in un'altra lingua usando come ponte una lingua in comune. Per esempio, prendo un dizionario inglese-italiano, un dizionario inglese-francese, eccetera, eccetera, e posso collegare magari l'inglese con l'inglese e tramite questo ottenere nuove traduzioni. Dall'italiano al francese, con tutti i problemi che questo può comportare. Però se voi prendete ad esempio Wikipedia, Wikipedia fa già questo, perché voi avete una pagina in italiano e avete delle corrispondenti pagine in altre lingue che hanno un titolo che dovrebbe essere la traduzione di quel concetto, diciamo la più importante traduzione che uno userebbe come predominante di quel concetto nelle altre lingue. E questo è una, infatti Wikipedia è una delle risorse che noi integriamo in Babelnet. Quindi quello che abbiamo fatto è proprio di prendere tutte queste risorse, scrivere un programma che automaticamente capisca quale concetto, quale senso di una parola esprime bene o male lo stesso senso di un'altra parola in un'altra lingua, o anche nella stessa lingua. E quindi abbiamo preso una serie di sorgenti, di fonti aperte. Esistono tanti dizionari e anche i cosiddetti lessici computazionali, che sono una forma elettronica di dizionari organizzata in modo più sofisticato di un normale dizionario, perché sono, si possono vedere come reti di conoscenza, reti semantiche, cioè un concetto è già collegato ad altri concetti mediante delle relazioni. Ad esempio, il concetto di automobile è collegato al concetto di veicolo tramite una relazione di iperonimia. ISEI è un'automobile è un veicolo, un'automobile ha come parte degli sportelli e quindi ha una relazione di eronimia. Quindi esistono già delle risorse gratuite, peraltro, che la maggior parte delle persone non usano perché magari sono più utili alla macchina che all'uomo, però comunque forniscono tutta una serie di informazioni che potrebbero essere utili anche a un traduttore o comunque a un utente qualsiasi. Quindi noi abbiamo integrato tutte queste risorse e abbiamo creato un'unica rete semantica, un unico dizionario multilingue che si chiama Babelnet. Come dicevo, ecco, noi siamo partiti da fonti come WordNet, che è molto più di un dizionario. WordNet è un lessico computazionale della lingua inglese che potete vedere come una rete, vedete? Quindi dove noi abbiamo ogni concetto, è una specie di una via di mezzo tra un thesaurus e un dizionario e una rete semantica, perché qui vedete avete tutti i sinonimi di automobile, alcuni anche non utilizzati, un machine, però diciamo tutti i sinonimi di automobile, e avete delle relazioni semantiche che collegano questo concetto espresso dai suoi sinonimi con altri concetti espressi da un nome, parole o termini. Per esempio, qui avete, non so, convertible è un tipo di automobile, quindi una decappottabile è un'automobile che è un veicolo a motore, eccetera, eccetera. Questa informazione è già disponibile. Poi avete Wikipedia, un enorme contenitore di conoscenza, principalmente enciclopedica. E anche questa però si può vedere come una rete, perché in fondo anche già il web è una rete, no? Perché ogni pagina è collegata ad altre pagine tramite collegamenti ipertestuali. Anche Wikipedia è parte del web, ogni pagina di Wikipedia ha dei collegamenti ipertestuali ad altre pagine, quindi posso vedere come una rete in cui un concetto, per esempio il concetto di automobile, è legato al concetto di passeggero, di veicolo a motore, eccetera, eccetera, in un coacervo concetti, identità enciclopediche collegati tra loro. Il problema sta nel capire quale di queste pagine, quali di questi articoli esprime lo stesso concetto di un'altra voce in un altro dizionario, e quindi metterli insieme. Questo è quello che abbiamo fatto. Quello che abbiamo fatto è però scrivere un programma che prenda le varie accezioni di una parola. Per esempio, plant è una parola ambigua, in inglese vuol dire pianta, ma vuol dire anche impianto industriale, e quindi e scegliere il significato giusto nelle varie, è come se andassi in tanti dizionari
e in ognuno dicessi ok, l'amp qui ha 5 significati, qui ne ha 2, qui ne ha 3, e dovessi scegliere a mano quali di questi significati più bene o male sono lo stesso significato e metterli insieme. E questo è quello che abbiamo fatto con Battle.net. Grazie a questa cosa noi prendiamo il meglio di tutte queste sorgenti, di tutte queste fonti. Quindi abbiamo traduzioni, abbiamo tante definizioni per lo stesso concetto, abbiamo definizioni anche in tante altre lingue, abbiamo immagini, cosa che un normale dizionario non fornisce, eccetera, eccetera. E quindi alla fine abbiamo una sorta di tesauro multilingue, che non esiste. Quindi abbiamo un dizionario multilingue che permette di esprimere un concetto mediante tanti sinonimi che esprimono quel concetto nelle varie lingue. E abbiamo delle relazioni, quindi le relazioni che collegano questo concetto ad altri concetti. E quindi alla fine tutte queste risorse che vedete qui, tra cui quelle più note sono Wikipedia, Wiktionary, ma ce ne sono altre, per esempio GeoNames è un'enorme banca dati di entità geografiche, città, luoghi, eccetera, ma anche tante altre sorgenti, WordNet e altri dizionari bene o male aperti, collaborativi, eccetera. Quindi come risultato di questo noi abbiamo una grande quantità di informazioni multilingue. Le diapositive sono in inglese perché tendo a presentare il cliente a un'audience internazionale, mi scuso se questo, penso data l'audience adesso non sia un problema, mi rendo conto solo adesso di questa parte. La copertura è sorprendente, se vogliamo, cioè attualmente siamo a 200, ora questo numero è vecchio perché proprio oggi vi ho rilasciato una nuova versione, a 284 lingue coperte. Ora ovviamente 284 lingue non sono coperte in tutti i 14 milioni di voci, però è già un numero enorme se pensiamo alle poche decine di lingue coperte da dizionari, non so, che vanno dall'italiano a un'altra lingua. E ecco, qui c'era un piccolo video su cui bisognerebbe solo cliccare, se puoi cliccare gentilmente sull'immagine, una volta sola basta, dovrebbe partire. Il video è fatto male. Prova a cliccare di nuovo. Io non lo vedo più sul mio. No, no, clicca lì, col tasto sinistro. Non succede niente? No, io sul computer non lo vedo nemmeno più. La mano c'è? No. Stai cliccando? Sì, sì. E niente, non succede. Vabbè, allora se siamo online, sì. Se puoi aprire un browser o Chrome o Firefox. Ma forse questo è. Ah no, è strano. Facciamo vedere se ha... Ops! Impazzito! Ah, si è toccato PowerPoint? Mai fare queste cose! Allora, scrivi Battle.net. Puoi prendere anche il mio oppure.org. Ok, clicca sul primo. Adesso, oggi abbiamo messo in linea una versione live che si aggiorna. Oddio, non so cosa è successo, sta caricando? No. Siete sicuri di averla messa in linea? Sono sicuro, sì. Che si è? Okay. Allora, premi test live version, perché abbiamo appena messo in beta proprio oggi questa nuova versione. Allora, se tu prendi su Italian, per esempio, questo ti fa vedere le lingue in cui possiamo cercare. Ora ne abbiamo messe alcune, una decina, ma se vai in fondo, non si vede perché c'è quella X, cioè quella barra sotto, ma sotto c'è more, sotto Spanish. Non so se lo prendi sulla X, ma in fondo, in basso a destra, togli la X. Ecco, su more, vedi quante sono le lingue in cui puoi cercare o tradurre. Ok, che non è un traduttore, attenzione, è un dizionario. Cioè voi lo potete vedere come un dizionario da 280 lingue a 280 lingue e io posso per esempio scrivere una parola, non so, per esempio decidete voi, per esempio, non voglio neanche provare. Come? Qui devo scrivere? Sì. Anche perché io ho un microfono davanti, per cui non è che fa, però va bene. Scegliamo una parola, non so. Scrivimi una parola da scrivere. Casa. Casa.
grazie, sono proprio. Non prendere io però. No. Seleziona Translate it to, cambia quello, metti, non so, due o tre lingue, cinese, inglese, francese, non so, quello che vuoi. Ecco, e poi translate. Vado? Sì. Ok, qui vediamo, diciamo, il meglio di quello che viene dalle varie sorgenti. Ok, casa nel senso di dinastia, di casato, casa nel senso di abitazione, domicilio. E qui avete la definizione della lingua in cui, una delle definizioni della lingua in cui l'avete cercato, e al lato avete, diciamo, le traduzioni più frequenti. Potrebbero esserci degli errori, ma molte delle fonti sono ad alta qualità, di questi significati. Avete anche entità enciclopedie, perché ovviamente è coperto, sono coperte da lì. No, va bene così. No, solo una cosa volevo far vedere: se premi su una di queste, che è uno dei significati, e clicchi sul link verde di uno di questi. Volete il bisogno? Quello che vuoi. Va bene. Qui vedi, diciamo, le informazioni specifiche e le corrispondenti nelle altre lingue di questo. Ecco, vedete che alcune volte non abbiamo una definizione, no? In greco per esempio non c'è una definizione, non c'è in ebraico. Però se vai sotto. Non c'è per le puntate televisive. Esatto, per la puntata televisiva. Vai un po' più in basso, ecco, clicca Explore Network. E qui vediamo cosa c'è intorno a questo significato nella rete di Babel. E questo possiamo vedere in qualunque lingua, nel senso tu ti fai. Ce l'hai la rotella sul mouse? Ecco, premi avanti e indietro. Avanti. Ecco. Qui vedete alcuni dei concetti chiave di torna indietro e clicca su uno di questi. Ecco, e circa possiamo esplorare. Clicca. Non funziona? Sì. No, ma se clicchi. Ah, no. Mi posso spostare, mi posso spostare sul palatrocetto e posso continuare a esplorare questa rete di milioni di concetti. Ok, volevo far vedere solo questo, possiamo tornare alla presentazione. Cioè, perché vi ho fatto vedere questo? Perché questo è quello che più è vicino. Diciamo, era la mia idea, la cosa più vicina, più tra virgolette semplice da fare, per rappresentare delle connessioni semantiche che potessero permettere al computer di disambiguare, di comprendere un testo. Posso andare avanti io tranquillo? Cioè, okay. Grazie. Sì, perfetto, eravamo qui, no? Ok, quindi è una sorta di dizionario del futuro. Che però per me come informatico servirà alla macchina, servirà a rendere possibile la comprensione, diciamo, a migliorare la comprensione del testo. In realtà magari potete usarlo anche un utente umano, non so, se lo direte voi, non so, questo. Diciamo. La cosa interessante è che è stato comunque già attratto l'interesse di, non so, del Time Magazine, ha ricevuto dei premi importanti, e questo ovviamente mi rende orgoglioso. Di quello che abbiamo fatto. E a questo punto andiamo al sodo, cioè che ci facciamo con BabelNet? Allora, il nostro obiettivo è permettere la comprensione del testo. E allora abbiamo sviluppato un sistema che ha l'obiettivo di comprendere testi che addirittura anche per un umano potrebbero essere incomprensibili. Per esempio, Thomas and Mario play the strikers in Munich. È una frase che, bene o male, se parliamo l'inglese capiamo senza problemi, però non sappiamo chi siano Thomas e Mario. Per chi, a meno che uno non sia appassionato di calcio, ok? E quindi lì abbiamo Thomas Müller, Mario Gomez Garcia. Ovviamente io, per esempio, che capisco poco di calcio, diciamo, mi è stato spiegato chi erano questi due giocatori, chi sono questi due giocatori. E il fatto che ci sia scritto Munich non vuol dire che giochino nella città, ma vuol dire che giocano in quella squadra. Perfetto, il nostro sogno è fare esattamente questo, cioè un sistema che sia in grado di associare a ogni parola il significato più appropriato in un contesto. Questo potrebbe permettere poi di tradurre correttamente. E allora, questo è il secondo obiettivo di questo progetto che si è appena concluso. Il progetto si chiama Monty Jedi, per molti Jedi, e quindi siccome l'idea è che ogni Jedi rappresentasse la cultura e la conoscenza linguistica in una determinata lingua, e quindi questi iodini convergono tutti in un determinato paese, che è il paese della lingua, che
la cui lingua stiamo cercando di salvaguardare. E quindi perché questo? Questo perché l'idea alla base era questa, che BabelNet non è una rete, non può essere una rete completa nelle sue traduzioni, per quello che abbiamo appena detto, per il discorso di traducibilità, ci sarà sempre un concetto nella rete che non riesco a tradurre nella lingua di destinazione. Però quel concetto, che magari invece è esprimibile in altre lingue, non so, l'innamoramento, tutti quelli che ha menzionato per esempio Ilaria, fa da ponte per disambiguare un testo in un'altra lingua. Per esempio, supponiamo c'è scritto ci sia innamoramento, ma non sia nel testo perché questo testo è scritto in un'altra lingua. Però ci siano altre parole, insomma, l'amore, l'amato, eccetera, eccetera, tradotte, traducibili invece nella lingua di destinazione. Per la macchina, innamoramento, anche se non è traducibile in inglese, per esempio se l'inglese è la lingua di destinazione, fa da ponte tra le parole ambigue della lingua di destinazione e quindi mi aumenta la possibilità di scegliere quei significati, quei sensi di parole invece traducibili, come per esempio non so, amato, amore, eccetera, perché comunque contribuisce, e questo è il senso di questa diapositiva, contribuisce comunque con la sua conoscenza a permettere alla macchina di risolvere l'ambiguità delle parole. Questa è l'idea. E quindi in questo esempio, che è un esempio che abbiamo scelto perché funziona bene, non tutti gli esempi ovviamente funzionano bene, però riusciamo a fare qualcosa che neanche un umano senza una conoscenza dettagliata, approfondita del calcio può risolvere, perché Thomas e Mario sono menzioni parziali, d'accordo? Quindi è un po' estremizzato in questo caso. Però ecco, questo qui vedete per esempio un frammento della sottorete di BabelNet in cui sono inclusi potenziali candidati da associare a quelle stringhe di testo. Quindi tutti i Mario che sono contenuti in BabelNet, oppure tutti i possibili significati di Striker, eccetera, eccetera. E lui però sceglie quello che è più coeso, quell'interpretazione che è più coesa all'interno della rete e che ha più collegamenti all'interno. Questo è quello che abbiamo fatto. Anche questo è disponibile gratuitamente, quindi voi potete andare su o direttamente da Babelfy, da BabelNet, oppure andare su un sito che si chiama Babelfy. La cosa interessante di questo progetto è che io posso usare un testo scritto in più lingue che contenga dei frammenti scritti in lingue diverse e disambiguare questo testo senza preoccuparmi di sapere qual è la lingua usata in quale parte del testo. Qui avevo una demo, che però mi sembra che questa condizione è da evitare. Però potete provarlo voi stessi, se andate su Babelfy, si ha scritto Babelfy con la Y finale, potete provare un testo, per esempio questo era un testo che avevo preparato, avrei tolto queste etichette perché lui non usa nessun tipo di etichetta, era solo per mostrare da quale lingua provengono queste frasi, pezzi di frasi che insieme, sostanzialmente con qualche aggiustamento perché c'era qualche plurale che non funzionava bene nel riconoscimento, però in generale diciamo, lui prende questo testo e fa la stessa associazione che hai visto prima con quella frase di esempio sul calcio. Perché? Perché alla fine per lui sono tutte stringhe, sono tutti token, sono tutti simboli, quindi per lui non ha nessuna importanza, tranne il problema dell'analisi morfologica, cioè di riportare una forma plessa a un lemma. Tolto quel problema, per lui quello, che sia in italiano, che sia in inglese o in coreano, non ha nessuna differenza, non fa nessuna differenza. E per lui è un concetto, quella stringa identifica uno o più concetti dentro la rete di BabelNet. E quindi l'algoritmo è lo stesso. E questo mi porta al nuovo progetto, cioè noi finora abbiamo fatto questo, cioè abbiamo creato questa enorme rete semantica che mette insieme tanti dizionari. Adesso stiamo cercando di lavorare anche sui dizionari proprietari, quindi quelli che si vendono normalmente nelle librerie. È un po' più difficile perché, diciamo, perché bisogna colloquiare con gli esseri umani e quindi è difficile convincere, diciamo, è più difficile convincere gli umani a integrare queste risorse o comunque collegare queste risorse a BabelNet. Però diciamo questo primo sogno, che comunque non è completo, nel senso che la stessa BabelNet è un progetto infinito perché va migliorata, va arricchita, quindi comunque è un progetto che andrà avanti. Però anche il discorso della disambiguazione che noi abbiamo implementato non è il punto di arrivo, perché associare a una parola il significato più appropriato non permette comunque alla macchina di comprendere del tutto. Perché? Perché se io prendo una frase
il fatto di associare dei concetti, diciamo, di interpretare le parole ambigue di questa frase associando il concetto più appropriato, in senso più appropriato di quelle parole, non è sufficiente, perché questa è quella che io chiamerei in gergo tecnico una bag of concepts, cioè non è altro che un'unione di concetti, un insieme di concetti, ma questo insieme di concetti non è organizzato, non è strutturato, è una sequenza di concetti. Cioè, se io invertissi l'ordine di queste parole, per la macchina non cambierebbe nulla, perché io potrei dire, ecco, se io poi dicessi azienda, datore di lavoro, licenziare programmatore, oppure programmatore, licenziare azienda, datore di lavoro, mica è detto, può darsi pure che è chiaro che viene subito in mente che il datore di lavoro ha licenziato, no? Però è anche vero che se io cambio il datore di lavoro in qualcos'altro, che non evoca immediatamente che è lui il capo, è lui il soggetto dell'azione licenziale, non è più chiaro qual è l'organizzazione, cosa sta dicendo questa frase, no? Ecco, per la macchina quella è la situazione a oggi, cioè il disambiguatore si associa a delle parole, a dei concetti, ma non riesce veramente a capire cosa sta dicendo questa frase. E allora l'obiettivo di questo nuovo progetto ERC è quello di trasformare queste frasi in strutture semantiche, quindi non solo associare i concetti alle parole, ma anche organizzarli in strutture che esplicitino il ruolo di ognuno di questi concetti all'interno della frase. Quindi ovviamente sarà governato dal verbo, dal significato verbale, e poi ci sarà tutta una serie di argomenti e di sottoargomenti, come l'aggettivo per il nome, come il nome per il verbo, eccetera eccetera, e vedete che questa cosa si può fare in tutte le lingue. Quindi il nostro obiettivo è di creare entro 5 anni una tecnologia che permetta di passare dall'associazione di concetti a parole all'associazione di strutture più complesse che rappresentano, che interpretano un'intera frase a stringhe di testo. Grazie a questo progetto abbiamo creato anche una startup universitaria che si chiama Bei Moschetti, che non è stata creata perché il professore universitario vuole fare i soldi, ma perché grandi realtà sono venute da noi dopo aver visto il nostro progetto. Questa è una cosa di cui vado veramente fiero, cioè io non ho mai pensato nella mia vita finora almeno di poter fare o avvicinarmi all'idea dell'impresa, perché da ricercatore uno ha tutta un'altra idea, no? Di dove vuole andare, di cosa vuole fare, eccetera. E però poi nel momento in cui ti si avvicinano grandi enti, grandi aziende che ti dicono guarda questa tecnologia ci serve tantissimo, noi possiamo fare questo, possiamo fare quello, a un certo punto dici che posso fare io per realizzare queste cose? Una startup. E quindi abbiamo fatto questo e stiamo adesso lavorando con questi big player, questi grandi enti e aziende, e qualcosa di interessante verrà fuori. E una cosa interessante sicuramente è che questa tecnologia, che ancora è tutta da realizzare, potrebbe essere alla base della traduzione automatica del futuro, perché potrebbe agire da interlingua di un testo. Io prendo una frase, la trasformo in una rappresentazione che è indipendente dalla lingua, perché questa rappresentazione, vedete qui, non è lessicalizzata. Questi concetti sono i concetti astratti, tra virgolette, di BabelNet, dove sì, sono associati a delle lessicalizzazioni, ma non sono di per sé, non sono specifici di una lingua, magari sono solo esprimibili in alcune lingue, però sono concetti estratti, preesistono alla lingua. E quindi questa rappresentazione un'interlingua sarà, si spera, un'interlingua di una frase, e quindi io poi potrò generare delle frasi a partire da quello nella lingua destinazione, che è un po' quello che facciamo noi, cioè io leggo una frase, mi faccio un'idea di quello che c'è scritto, non è che traduco parola per parola, no? Leggo la frase, mi faccio un'idea e la trasformo in una nuova frase che genero con la mia testa nella lingua di arrivo. E dovrei aver concluso, non mi ricordo cosa dire dopo. Ecco, adesso cosa vedete voi con BabelNet stanotte? E spero che qualcuno che sia utile anche agli esseri umani, perché è una risorsa che io come informatico uso principalmente negli scopi del più spiegato, però sarebbe interessante sapere anche se è utile a chi invece svolge altre attività. E questo è tutto, è la mia presentazione. Grazie mille, direi che adesso
abbiamo un po' di tempo per delle domande. La prima però la facciamo fare Ilaria, che mi ha chiesto la parola. No, preferisci dopo. Ok, qualcuno vuole fare domande? Non siate timidi, prego. La curiosità è perché il sistema di Babelnet applicato alla produzione di stringhe di testo non dovrebbe incappare nello stesso errore di Rock, inglobando tutta una serie di definizioni di Rock come musica, di Rock come roccia. Allora, ripeto la domanda per essere come tutti la prima volta sentita. Perché il sistema di Babel e le sue disambiguature non dovrebbero imporre lo stesso problema nel momento in cui analizzano una stringa di testo? Nel momento in cui analizzano una frase, la frase per esempio della roccia, no? Del rock, non dovrebbero fare lo stesso errore del traduttore automatico. La ragione è che il sistema di disambiguazione sottostante non è addestrato. Cioè, Google Translate, sia nella versione attuale basata sui reti neurali che nella versione precedente, che ancora gira per moltissime lingue, basata su tecniche statistiche, è addestrato. Che vuol dire che è addestrato? Vuol dire che ha utilizzato degli esempi di traduzioni. Okay? Quindi lui ha visto una grande quantità di esempi e ha acquisito un modello o statistico o neurale di come si traduce. Okay? Invece il nostro sistema di disambiguazione non è addestrato, cioè noi non gli abbiamo dato degli esempi di frasi e della loro disambiguazione corretta, cioè non abbiamo chiesto a degli esseri umani come annoti milioni di frasi con tutte le... No, quindi non lavora in quel modo lì. E quindi grazie a questo fatto lui può utilizzare l'intero contesto per scegliere il significato di rock, perché lui sfrutta tutte le altre parole del contesto, cosa che non fa un sistema di traduzione, i potenziali significati che quelle altre parole possono avere, e vede nella rete di Babelnet qual è tra rock, diciamo musica, e roccia l'interpretazione che è più vicina a livello semantico ai candidati potenziali significati delle altre parole. Quindi in quei contesti ricchissimi di semantica è improbabile che lui vada a scegliere il significato errato. Questa è la differenza. Volevo fare più un commento che una domanda. Cioè, a me sembra che questa, soprattutto questa parte finale che dicevi di costruire una struttura di concetti che poi può avere una, diciamo, può liberarsi in una serie di diverse possibili parole, di possibili stringhe di parole, possibili espressioni di lingue diverse, praticamente stanno realizzando il programma di Platone, cioè di trovare le idee platoniche che sono dietro a tutte le possibili espressioni, no? Ma c'è sotto però qualcosa di, secondo me, piuttosto dubbio proprio dal punto di vista filosofico, perché Wittgenstein diceva questa famosa frase che è stata interpretata in vari modi, cioè se un leone potesse parlare noi non lo capiremmo, perché noi non siamo leoni e non abbiamo l'esperienza del leone. Quindi il leone ci dovrebbe raccontare delle cose che noi, non avendo vissuto, non possiamo immediatamente dire. No, almeno io la interpreto così. E la parte per cui c'è qualcosa per cui noi in realtà qualcosa capiremmo di quello che dice il leone è perché siamo tutti quanti esseri viventi, siamo tutti quanti mammiferi, abbiamo tutti quanti la stessa evoluzione alle spalle, fino a un certo punto. Certo, no? Quindi c'è questa dialettica dietro. Allora, in qualche modo mi viene da dire, siamo veramente sicuri che una macchina possa estrarre tutta l'esperienza umana possibile capendola? Cosa vuol dire capendola? Perché in qualche modo siamo di fronte al problema che poi poneva Turing, no? Il test di Turing, cioè se si comporta come se fosse un essere umano, lo dovremmo trattare come un essere umano e pensare che è un essere umano, che poi fin da accorgere di te, cioè, non so io perché so che tu sei un essere umano, io so che io sono un essere umano, penso che tu mi assomigli e quindi siamo tutti e due esseri umani. Però c'è dietro tutto una, come posso dire, una serie di ipotesi filosofiche che forse andrebbero esaminate a un certo punto di tutto questo lavoro, perché è chiaro che tu stai facendo un lavoro da una parte su cui dici tanto lo faccio, poi ci inseriamo. Però mi interessa segnalarla. Assolutamente, no, ma questa è una delle cose, una delle prime cose che io spiego ai miei studenti nel corso di elaborazione di linguaggio naturale. E cioè dico,
entusiasmatevi, perché comunque è bellissimo. Poi adesso viviamo in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale è sulla cresta dell'onda di nuovo, e quindi però a differenza del passato, di altri momenti del passato in cui tutti erano entusiasti dell'intelligenza artificiale, delle potenzialità, ma poi rimasero delusi, si può dire almeno una cosa oggettiva, cioè che qualunque cosa sia l'intelligenza artificiale oggi, e non è quella che vediamo nei film, produce ricchezza, cioè le aziende guadagnano, poi magari produce anche povertà perché le persone perdono posti di lavoro, ma questo fa parte delle rivoluzioni. Però per tornare all'osservazione, una delle prime cose che dico ai miei studenti è: primo, gli racconto il test di Turing, e secondo, gli dico però attenzione, entusiasmatevi, però attenzione, perché c'è un paradosso che si chiama, un problema diciamo, che si chiama la stanza cinese. Ok, allora se io non so se lo spiego, perché immagino che qualcuno di voi non lo conosca. Se io, diciamo, supponiamo di aver creato una macchina, che è un po' il sogno di tutti noi informatici, di appassionati di intelligenza artificiale, una macchina che veramente possa capire un testo, come quello che il nostro sogno, quello che stiamo facendo anche noi, no? Che stiamo cercando di fare. Se questa macchina è in grado di capire un testo, vuol dire che a fronte di un qualsiasi testo in input, un qualunque messaggio, è in grado di produrre in uscita, in output, qualunque altro testo che ha senso e che quindi sembra intelligente. Perfetto. Allora a questo punto, visto che è un programma, perché è un software, è un programma, allora io posso replicare le istruzioni di questo programma, perché questo programma esegue una sequenza di istruzioni, per quanto complesse, sofisticate, quello che vogliamo. Allora, se io seguo questo programma, io simulo la macchina, quindi mi prendo questo programma come se fosse un manualone, no? E quindi dico, ok, allora prendo l'input, questo cinese non lo parlo, quindi io prendo in ingresso questo simbolo, lo elaboro esattamente come farebbe la macchina, però io non parlo il cinese, e però seguendo il programma passo passo sono in grado di produrre in uscita una stringa in cinese che risponde perfettamente alle osservazioni, alle domande, a quant'altro viene detto nella stringa d'ingresso. Però io il cinese non lo capisco. Quindi io cosa ho capito durante questo processo di trasformazione di una stringa in un'altra? Cosa ho capito io umano, che sono essere pensante, razionale, intelligente, si spera, nel fare questo processo, nel svolgere questo processo, non ho capito niente. Cioè non ho compreso il significato della stringa cinese. Questo è un argomento, è un'argomentazione filosofica che ha una sua validità, ma anche una serie di... cioè si può anche controbattere a questo argomento. Però è chiaro che entriamo in un discorso filosofico che in parte neanche mi appartiene, sfortunatamente se vogliamo, nel senso che non sono forse io la persona giusta per poter discutere di questo problema. Sicuramente c'è da dire che nel nostro approccio, al contrario di quello magari neurale, se volete poi dopo ne parliamo, nel nostro approccio noi è come se noi stessimo cercando di spiegare alla macchina quello che noi capiamo, cioè a differenza di un approccio neurale in cui ci sono tutta una serie di calcoli matematici che sono totalmente incomprensibili, in questo approccio BabelNet è una conoscenza che viene dall'umano, è stata organizzata dall'umano, è stata sì messa insieme, quindi sono tanti insiemi di conoscenza messi insieme, però è come se cercassi di spiegare alla macchina quello che io so, ok? E allora a quel punto la macchina sta usando le mie informazioni per fornire un'interpretazione, ok? Quindi in questo senso un pochino va in quella direzione di rispondere a questo tipo di osservazione, no? Ecco, quindi questo è chiaro, a livello filosofico non mi sento di andare. Questo discorso si collega anche a un problema di cui ha parlato Ilaria. Ci sono concetti che magari sono comuni a tutti gli uomini, per esempio la pila dei libri non letti sul comodino, che però non hanno una verbalizzazione in tutte le lingue. Quindi il processo che BabelNet sta portando avanti è interessantissimo, perché crea un'interfaccia concettuale tra le varie lingue. Poi non è detto che riesca poi a declinare tutte le strutture linguistiche nelle varie lingue, perché potrebbero non esserci le parole per esprimere certe strutture, quindi in realtà è un problema molto interessante a livello di idee, diciamo, di concetti. Effettivamente non so se ci sono concetti che in alcune culture possono essere pensati e in altre no, magari in altre non possono essere verbalizzati, che è un passaggio diverso.
signore anche in fondo dal letto. Allora, sì, posso magari in due frasi dire qualcosa detto sul modello neurale. Sì. Diciamo, nella generazione, sempre, nell'approccio neurale, sia la traduzione automatica, sia si potrebbe applicare anche alla disambiguazione, cioè noi adesso anche noi stiamo lavorando in quella direzione, anche se non è quello che abbiamo inizialmente pensato, poi è chiaro che seguiremo quelle direzioni più promettenti. L'approccio neurale, cosa succede, è questo, che si addestra, c'è un modello matematico molto semplice, fatto i calcoli molto semplici, ognuno individualmente fa, ogni neurone fa dei calcoli piuttosto semplici, principalmente sono funzioni applicate a somme di valori, ok? Però combinate in modo non banale, quindi le funzioni possono essere un po' più complicate di calcoli molto semplici, però sostanzialmente individualmente il calcolo è abbastanza semplice, però organizzati in un certo modo e concatenati, diciamo, questi calcoli, possono portare a classificare in qualche modo un input, un ingresso, fornendo, ora non vorrei dire, usiamo qui la termine più, un po' più matematico, cioè una distribuzione di probabilità sulle possibili uscite, che vuol dire un ordinamento dei candidati più probabili, ok? Qual è la differenza? Cioè, per esempio, rispetto all'approccio statistico della traduzione automatica, che è quello storico degli ultimi 15 anni, quello neurale, a differenza di quello statistico, è meno interpretabile, perché tutto questo modello sostanzialmente deve apprendere dei pesi, tutto quello che deve fare è apprendere dei pesi, cioè quanto peso, quanto valore devo dare a questa connessione che mi porta da qui a qui fino ad arrivare alla fine della rete, questo è, e quindi è un modello non leggibile, non interpretabile, che però è più potente, date le tecnologie di oggi, è più potente di un modello statistico. Quindi in qualche modo che cosa fanno questi modelli? Cosa sono modelli sequenziali attualmente? Perché la base non la posso prendere tutta insieme in ingresso, perché è di lunghezza variabile, cioè sono modelli sequenziali, quindi sono modelli che vedono una parola, la memorizzano in qualche modo nella rete, poi ne vedono un'altra, la memorizzano tenendo conto anche della parola vista precedentemente, e così via, fino ad arrivare alla fine della frase. E quindi alla fine della frase lui ha, diciamo, nell'insieme dei suoi collegamenti neurali, in realtà alla fine di questa parte dei collegamenti, ha memorizzato un'informazione latente che bene o male rappresenta il significato di quella frase, però in termini puramente numerici, matematici, quindi non c'è un'associazione esplicita a un concetto, insieme ai concetti come in Babelnet. A fronte di quella lui inizia a generare una traduzione, cioè prima vede tutta la frase e poi, data inizia a generare un token dopo l'altro e quindi a generare questa traduzione, seguendo, diciamo, vedendo qual è la parola precedente che è stata generata e qual è l'informazione aggiuntiva che si è creata nella rete per generare le parole successive. Quindi è un processo opaco, difficile da comprendere, che con le tecnologie di oggi funziona molto bene, però diciamo con tanti limiti. Ecco, una cosa che stiamo cercando di fare è integrare semantica esplicita con la di Babel dentro le reti neurali, in modo tale da... perché qual è un limite di questi approcci? È che manca la conoscenza di base che noi usiamo nella vita quotidiana, cioè noi non è che abbiamo visto un milione di esempi di traduzioni. Noi abbiamo la nostra conoscenza, poi qualcuno ci ha detto questa parola può, per esempio un dizionario, questa parola può voler dire queste tre cose, questa parola può voler dire queste cinque cose, oppure ce lo ricordiamo, e poi quando vediamo una nuova frase non dobbiamo aver visto sufficienti esempi di quell'uso di quella parola in quel contesto per poterla tradurre, perché abbiamo la nostra conoscenza di base che usiamo. Ecco, quindi l'idea di Babelnet è questa conoscenza di base da usare poi in futuro anche nelle reti neurali per spiegare, per inferire qualcosa che non è stato visto da esempi precedenti di testi a fronte, perché il problema principale della traduzione automatica è che non ci sono sufficienti, non ci saranno mai sufficienti testi a fronte per aver visto tutte le possibili i possibili usi di una parola in un contesto, proprio perché la lingua è infinita sostanzialmente. Quindi questo è il punto, non ci si farà mai
usando solo gli esempi che vengono da testi tradotti. Grazie. Prego. Io faccio infatti piccola parte del vostro, la piccola parte della mia domanda. Però io stavo pensando, prima di porre la domanda, stavo pensando a esercizi di stile tradotto da Michelon, da Greco, e il mio autore francese, ed è un libro fantastico che invito tutti a leggere, che racconta sempre il medesimo ma con sfumature diverse, ed è una ricchezza culturale pazzesca. Comunque pensavo a questo mentre la domanda che volevo porre, io faccio traduttore forse quasi 30 anni che produco, traduco in quello che e traduco in una lingua che considero, e non solo io, considero tutti la più difficile al mondo, quindi la lingua araba. E pensando a questa lingua non riesco a, perché mi ha fatto dei dati, 12 milioni di sociati. Immaginate che la lingua araba fa 12 milioni di vocaboli nell'epoca classica, cioè fa da sola 12 milioni di vocaboli intorno al 1800. Immaginatevi quanto si è arricchita la lingua araba fino al 2017. Basterebbe solo contare i termini informatici, sono stati arabizzati, insomma andiamo veramente sopra i 17-18 milioni. Se uno va sulla rete, va a vedere il confronto del lessico, parlando di altre lingue, si spaventa. Perché è come se avesse una rete lunga così, la lingua araba, e le altre sono dei concettini piccoli. Così. Quindi la lingua araba fa 40 volte qualsiasi altra lingua come contenuto lessico. Dunque la lingua è molto difficile, e non solo molto difficile, ma è una lingua che d'altra parte è usata in un certo modo. Se immaginiamo la lingua italiana, ormai la maggior parte degli italiani parlano italiano, i dialetti diciamo sono solo per conservare la cultura, ma fondamentalmente la maggior parte degli italiani parlano tendenzialmente un po' la lingua. Gli arabi sono 150-200 miliardi arabi, e oltre a quella lingua madre pazzesca parlano 40.000 dialetti, e quindi io dico, rispetto alla domanda, come si fa, se già è difficile per il madrelingua poter, io insegno anche, e quindi poter spiegare a uno studente, il mio lavoro quotidiano di insegnare a uno studente il modo di dire, i modi di dire, l'espressione, a uno studente, dico questo è un modo di dire arabo, che praticamente in italiano non esiste proprio, no? Ma sono tanti. Allora, penso a questo mio amico, che è un mio amico pittore, che spesso mi manda i scritti in italiano, scritti molto lunghi, che sono, la loro caratteristica è di essere duttili, cioè essere, non essere dipendenti da una rigida struttura grammaticale, un pensiero fluente che scorre continuamente da solo, senza volersi poggiare per forza su delle regole grammaticali ben precise. E io facevo fatica a comprendere, ma col tempo ho cominciato a capire questi lunghi lettere. E mi chiedo, qualora il vostro lavoro mi sembra pazzesco, andrò anche a vedere, insomma, magari qualche aiutino nella traduzione del mio mestiere sicuramente potrà aiutare, ma parlo, come mai non sono state citate, per esempio la lingua, come mai non è stata citata in quanto la lingua più difficile al mondo, una lingua che come dire, che non è nemmeno tanto apprezzabile, tanto amata, ma alla fine è sempre una parte della lingua più importante. Io vi chiedo, vi siete mai confrontati con questa lingua? Perché è una lingua pazzesca, ok? Vi posso soltanto dire, una lingua pazzesca, che né cinese né giapponese hanno un regolo a confronto, perché è un'altra lingua, quindi è un altro, è una lingua con la quale io mi trovo in difficoltà a fare il mio mestiere. Quindi vi dico, come perché non avete affrontato questo? Allora, tanto che lei si prepara, io non ho menzionato, non credo di aver menzionato le lingue particolari, io conosco solo l'inglese, il francese e l'italiano, il mio esempio ovviamente
riguardano solo quelle lingue, ma in generale noi, come ho detto, copriamo 284 lingue, quindi l'arabo è incluso. Noi copriamo tutte le lingue e diciamo una percentuale, una quantità di vocaboli che dipendono dalle risorse che integriamo. Quindi se Wikipedia in arabo è ricca, noi siamo ricchi. Se Wiktionary in arabo è ricca, ma anche in inglese con le sue traduzioni in arabo, perché poi ci sono tanti versanti, per esempio Wiktionary è un progetto folle di n al quadrato dizionario sostanzialmente, perché ogni Wiktionary, cioè la Wiktionary inglese è un progetto collaborativo multilingue che parte dall'inglese e va sulle altre lingue, traduce le altre lingue. La Wiktionary italiana è un altro progetto collaborativo che va dall'italiano alle altre lingue, immagino la stessa cosa sia per l'arabo. Quindi quello che voglio dire è che la ricchezza di Babelnet, ad esempio, non è una scelta progettuale a priori, dipende da quante risorse gratuite coprono la lingua di interesse, che è quello che attualmente noi possiamo fare. Quindi più persone hanno contribuito a queste risorse gratuite, più noi siamo in grado di inserire traduzioni, copertura, eccetera, eccetera. E non c'è nessun interesse a ridurre la copertura, anzi, insomma, l'interesse è ad aumentare la copertura delle lingue. Però è chiaro che i limiti sono le risorse aperte, e se poi qualche editore finalmente deciderà di aumentare il progetto con risorse proprietarie, anche magari lasciando il proprietario, però comunque integrandole in modo oculato, probabilmente, allora si potrà aumentare la copertura. Però sono d'accordo con lei che non c'è una ragione per non menzionare l'arabo come tante altre lingue. Gli stessi arabi lavorano non come gli italiani, lavorano molto poco sulla propria lingua. Lei questo se lo fa di mistere, magari per farmi di me, che gli arabi lavorano molto poco sulla propria lingua, cioè nel renderla importante, nel lavorarci sopra, nel pubblicizzarla. Io lavoro più in inglese che in italiano. Lei sa che i francesi invece fanno un'altra cosa, fanno un'altra cosa. Quindi a questo punto siamo tagliati fuori. Allora, grazie a tutti, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, ringraziamo tantissimo Ilaria e Roberto.